Eccoci arrivati al giorno della verità. Oggi scopriremo se la mia sfida è stata vinta o persa. 7 giorni fa ho eseguito un test di salto, il cui risultato è stato di 32,15 cm. Da lì ho deciso di sfidarmi e migliorare questo valore in una sola settimana. Quindi mi sono armato di costanza e dedizione e mi sono allenato per 6 giorni consecutivi più un giorno di recupero. Trovi tutto quanto documentato in una playlist che ti metterò qua sopra e in descrizione, dove potrai vedere che esercizi ho fatto, in che modalità e come mi sono riscaldato, da cui chiaramente puoi anche prendere spunto. Negli altri social, per mettermi ancora di più alla prova, avevo proposto che in caso di mancato miglioramento avrei fatto una penitenza. Le 3 penitenze che avrei scelto sono le seguenti. La prima, una navetta sui 20 metri fatta per 10 volte. Poco male rispetto alle altre due, perché la seconda appunto era gridare forza Inter in uno dei miei video. Spoiler, sono juventino. E la terza, che se la gioca con la prima, era spalmarmi la testa di Nutella. Quali sono le mie sensazioni prima di eseguire nuovamente il test? Personalmente credo che ci sarà un miglioramento intorno all'incirca 2 cm, cioè questo è quello che mi aspetto. Oltre 2 centimetri vorrebbe dire che probabilmente il test iniziale o comunque la mia capacità di salto era veramente a un livello molto scarso, per cui nel momento in cui la vado a stimolare, la vado ad allenare, il margine, come si sa, inizialmente è molto elevato. Un miglioramento invece di circa 1 centimetro o meno sarebbe molto borderline tra un effettivo miglioramento e un miglioramento poco significativo. C'è da dire poi che anche una settimana di allenamento è comunque molto ridotta rispetto a quella che è una programmazione di lungo termine, però tutte queste considerazioni qui le faremo poi alla fine di questo video, quando proprio andremo a vedere il risultato anche del secondo test, che faremo tra pochi secondi. In questi giorni, come avete avuto modo di vedere, mi sono allenato su vari metodi per lo sviluppo dell'altezza di salto. Metodi chiaramente rivolti all'allenamento della forza esplosiva, della forza veloce, ma anche poi della forza massima, utilizzando diversi metodi: la pliometria, il velocity based training, l'allenamento balistico, il metodo a contrasto, tutto quanto contornato da tante altre capacità allenate in parallelo, come per esempio il core, che è fondamentale nella spinta verso l'alto, la propriocezione e la forza anche negli arti superiori, che comunque sì, anche loro partecipano molto all'elevazione. Il test in questione, lo ricordo, è il CMJ, che è un gold standard, è un salto con contromovimento con le mani bloccate. Per misurarlo utilizzeremo l'accelerometro, il computer è pronto, quindi possiamo iniziare. Bene, non so se l'avete visto, ma il miglior salto delle mie 4 prove è stato di 33,93 cm. Quindi 1,78 cm meglio del test iniziale. Ora, giusto qualche considerazione, ma ci mettiamo comodi. Numero 1, niente penitenze, e questa per me è già un'ottima notizia. Numero 2, 1,78 cm. È tanto o è poco? Beh, è tanto. Come detto, mi aspettavo circa 2 cm di miglioramento, quindi sono andato abbastanza vicino. E come risultato è più che realistico alla luce di soli 6 giorni di allenamento, che non sono niente in confronto a una programmazione di lungo periodo. Se vogliamo essere ancora più precisi per capire se è tanto o è poco, in letteratura ci sono delle formule che ti dicono se questo risultato è significativo oppure no. Tuttavia renderebbe il video molto più lungo, molto più complesso, e magari affronteremo un po' questo tema in un altro momento. Ovviamente all'interno di questo 1,78 c'è presente anche un errore strumentale. Sebbene io abbia usato comunque sia un accelerometro, per cui un attrezzo piuttosto preciso, c'è sempre un piccolo margine di errore, sia in positivo che in negativo. In più, lo ricordo, io ho eseguito 4 prove e come valori nelle 4 prove siamo stati abbastanza vicini. Il problema appunto, infatti, quando magari per esempio 3 prove sono molto vicine e poi abbiamo una con un valore particolarmente elevato o particolarmente negativo, che può essere anche il frutto del caso. Per quanto riguarda il test di oggi, i valori sono stati: nel primo salto 32,65, il secondo 33,41, il terzo, che è stato il salto buono, 33,93, e infine l'ultimo 31,35, che è stato il più basso. Considerazione numero 3 è il fatto che il test che ho eseguito non è un test di salto, bensì un test che va a valutare nello specifico la forza esplosiva. Cioè, viene utilizzato sì il salto con contromovimento,
ma come strumento, come mezzo per arrivare a un fine che è diverso. Quindi questo 1,78 di forza esplosiva in più poi si va a ripercuotere sull'altezza di salto, ma anche sugli spostamenti, le accelerazioni, l'inversione di forza tra quella orizzontale e quella verticale. Numero 4, ogni miglioramento va contestualizzato. Io ormai sono più di 10 anni che mi alleno, anzi negli ultimi 6 mesi ho ancora aumentato il mio lavoro e ho inserito anche all'interno dei miei allenamenti proprio lavori rivolti alla forza esplosiva. Solitamente se una persona parte da zero il margine di miglioramento è molto più elevato rispetto ad uno che è già allenato. Numero 5, discorso un pochino più generale, è quando eseguiamo un test di valutazione i fattori che entrano in gioco sono molteplici sul risultato e vale sia in positivo che in negativo. Uno di questi è lo stato fisico. Eseguire un test in uno stato di affaticamento o di stanchezza sicuramente dà un risultato molto diverso rispetto a farlo in un momento di recupero completo. Io alla fine delle 6 sedute ho fatto un giorno di recupero dove ho attuato varie strategie anche per recuperare più velocemente, sia appunto quel giorno lì che anche tutti gli altri. E di queste tecniche che ho utilizzato per recuperare in modo ottimale ho fatto un video nello specifico che poi caricherò a breve nei prossimi giorni qua sul mio canale e poi lo metterò anche qua sopra e in descrizione, quindi valla a vedere. Altro fattore molto importante che influisce tantissimo poi in questo caso sull'altezza di salto ma sui test in generale è la percentuale di massa grassa. Ora, tranquilli che non ho perso chilogrammi di massa grassa in una settimana, però se ampliamo molto il discorso, quando facciamo questi test potrebbe anche essere utile o prendere il peso sia prima che dopo il periodo di allenamento, oppure ancora meglio fare un'analisi della composizione corporea da un nutrizionista. Altro discorso potrebbe essere il riposo, ma anche questo poi ne parlerò nel video inerente il recupero. E infine anche lo stato mentale, cioè quanto siamo motivati. Nel mio caso ero motivatissimo sia nel primo che nel secondo, ma non è sempre così. Bene, questa qua è stata la sfida, è stata una sfida dura, lunga e che mi ha portato via anche tante energie, non soltanto fisiche ma anche mentali, perché poi dietro c'è tutta la preparazione e lo studio e la programmazione dei video, degli allenamenti. Quindi voglio ringraziare tutti quanti per il supporto che mi avete dimostrato in questi 7 giorni. Sicuramente non sarà l'ultima sfida, anzi se hai idee e proposte di sfide simili, chiaramente atletiche, fammelo sapere nei commenti. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e se questi contenuti di preparazione fisica o questo format delle sfide ti piace, fammelo sapere o nei commenti o appunto anche mettendo mi piace. Ti ringrazio e alla prossima.